né il giorno e nell'ora. Com'è vera questa parola di Gesù? Questi nostri ragazzi, Kevin, Giorgio, pieni di vita, pieni di entusiasmo, belli, belli a vedersi pure. Il ricordo al catechismo, li vedevo germogliare le volte in cui li incontravo, ormai ragazzi, non più bambini. Non avrebbero mai pensato di perdere il dono più grande insieme alla fede, che è la vita, quella notte di sabato. Manco ci avrebbero pensato lontanamente. Non sapete nel giorno e nell'ora. Ma così è avvenuto, purtroppo. Ieri dicevo per il funerale di Giorgio, e oggi mi ripeterò. Perché voglio trattare tutti alla stessa maniera. Dicevo che nella vita ci sono pagine di un libro, il libro della vita, che sono brutte, è vero, sono pagine belle, pagine bellissime, quanti bei ricordi, pagine di vita normale, è vero, di vita ordinaria, e pagine brutte. E questa scritta tra sabato e domenica non è una pagina brutta, ma bruttissima. Vorremmo strapparla questa pagina, vorremmo tornare a capo, ma non si può fare. Il tempo cammina inesorabile in avanti e dobbiamo accettare. Anche quando gridiamo, e magari la mamma, il papà, i nonni, gli zii, i fratelli, non lo posso accettare, non lo posso accettare, ma intanto la vita, figlia mia, è questa, e lo dobbiamo accettare. Ma non siamo soli. Queste croci possono essere accettate più facilmente a due condizioni. Se noi circonderemo questa famiglia di affetto, e già lo state facendo e dovete continuare, se li abbracceremo e se avrete il coraggio di farvi abbracciare da lui, da quel crocifisso che ha le braccia spalancate per voi e per tutti. E ce le ha così spalancate che per non chiuderle se le è fatte inchiodare, così non possono scivolare e così non se li può tirare indietro. L'abbraccio salva da questa sofferenza, l'abbraccio di Cristo è l'abbraccio che ci diamo, ci siamo dati e ci daremo. Con questo abbraccio la ferita del vostro cuore non sanguinerà più, ma rimarrà una cicatrice per tutta la vita. E già è una cosa. Cicatrici che non scompariranno più. Come tante cicatrici abbiamo in paese. Ma quanti cuori feriti. Quest'anno, l'anno più brutto che io mi ricordo, ogni anno abbiamo avuto una disgrazia, ma quest'anno, fratelli miei, abbiamo cominciato con un omicidio all'inizio dell'anno, a metà anno un altro omicidio, a fine quasi d'anno due tragedie. Cose che, mi permettete di dire, si potevano evitare. Il Vangelo di oggi parla di vergini sagge e vergini stolte. Ieri a voi giovani ho parlato, ora continuo a parlare, anche se vi stono la testa non mi interessa niente, perché parla il cuore del parroco, il cuore di un padre che interpreta i sentimenti di tutti i padri e di tutte le madri.
E cosa vi voglio dire senza giudicarvi, ragazzi miei? Che voi siete figli di una società che è malata. E la malattia si chiama follia, poca saggezza, e ne parla il Vangelo oggi. Gesù dice che c'erano 10 ragazzi, 5 saggi, 5 stolti. Si vede che la pazzia, la stoltezza, così la chiama la Bibbia, c'è sempre stata. E questa società stolta, questa società pazza non vi aiuta ad essere saggi, vi propone a volte anche stili di vita che non sono buoni. Non può essere che in Italia ogni anno vengano a morire sulla strada il sabato sera, il venerdì sera, centinaia di ragazzi, che sommate a quelli europei diventano migliaia, 8.000 l'anno, da 8.000 a 10.000 l'anno, che fanno alla fine dei nostri Giorgio e Kevin. 10.000, ma può essere mai? Ma può essere mai che dobbiamo continuare a fare questi riti di cui Satana gode? Durante un esorcismo mi ha impressionato, l'esorcista ci raccontava che il demonio diceva: durante la settimana a me vengono offerti sacrifici umani, l'aborto e le giovani vite stroncate sulla strada. La cosa che mi ha impressionato, anni fa l'ho sentita. Ma è possibile mai che non potete, ragazzi miei, essere più furbi? Questa società vi ha passato delle abitudini sbagliate. Lo dicevo ieri, vediamo una cosa, che c'è di corretto uscire alle 11 di sera, il sabato, alle 11, per poi tornare alle 6 di mattina, ma che c'è di giù di razionale? Poi arrivi tu alle 6 di mattina la domenica ti passa a dormire e non stai né con i tuoi figli, né con tu, né con i tuoi fratelli, né con mamma e papà, e neanche vai in chiesa. Il giorno del Signore diventa il giorno del riposo, del dormire. Ma dico, non è folle un po'? Ma non potremmo uscire alle 7:30 e ritorniamo alle 12, all'1? Così come, per carità, la birretta, il bicchiere di vino, va bene, ma perché dobbiamo sballare? Ma perché dovete sballare, stonare? Cosa vi tormenta? Che motivo c'è? O ragazzi come loro che cominciano a drogarsi e si ammazzano con i romani, mentre per un ragazzo con la leucemia facciamo di tutto per salvarlo. Ma non è pazzia? La salute che Dio vi ha dato ve la tormentate, ve la togliete. Ma capite che qua, se non diventiamo saggi, non si esce da qui. E poi abbiamo il destino. Ma quale destino? La testa malata, il destino, quale destino? A Dio dovere, Dio accanto a te, Dio ti segue, Dio ti fa saggio, non ti toglie la libertà. Doveri tu, eri accanto a Dio, sei stato accanto a Dio e ti sei formato una spiritualità, un'educazione, uno stile che ha delle regole, che ha delle virtù. Ma questo Dio che è uno di cui tu te ne infischi e che ti risolve tutti i problemi, non è questo il vero Dio. Il vero Dio è uno che ti ha dato la vita e che ti ha detto come devi funzionare col Vangelo, e ti ha lasciato libero affinché tu sappia cosa fare e cosa non fare. Ragazzi miei, dobbiamo convertirci, dobbiamo cambiare modo di divertimento. Non è obbligatorio fare come fanno, perché vedete che porta alla morte. Le malattie portano alla morte, una società malata porta alla morte di alcuni suoi membri. E poi permettete, l'ho detto io, lo ripeto, voi avete accanto un papà e una mamma che possono avere i loro caratteri, possono anche fare i loro sbagli, perché sono uomini come tutti. Ma quanto vi vogliono bene quell'uomo e quella donna? Nessuno. Ora ditemi una cosa, è corretto che li tormentate il venerdì sera, il sabato sera con i vostri ritardi? Detto è corretto che questi poveri genitori, a volte rassegnati perché siete insistenti, esagerate, esasperate, fino a quando poi c'è vabbè, o peggio se sono d'accordo, qui dovremmo ragionarci,
Ma è corretto che questi non possano dormire fino alle 6 perché hanno la testa a voi? E ogni volta che sento un rumore strano, una sirena, gli si spezza il cuore? Ma è giusto? No, vi dico. L'ho detto io, lo ripeto, lo firmerei col sangue. Cerchiamo di essere come queste vergini sagge. Date, Gesù è il nostro maestro, ha detto due parole quello che vi sto dicendo in 10 minuti. Cosa dice? Guardate, 10 ragazzi, e poi concludo, 10 ragazzi, 5 saggi, 5 stolti, ecco. Cosa fanno? Sono invitati a nozze e devono prendersi la lampada per fare luce, perché si avrebbero fatto tardi. Allora 5 si prendono la lampada e dimenticano l'olio, che hanno la testa all'addivertimento, la testa al matrimonio, al vestito nuovo, a incontrarsi con ragazzi, con ragazze, quindi hanno smani, non hanno la saggezza di calcolarsi. 5 prendono la lampada con l'olio dentro, sono più saggi, usano la testa. Vedete, questa parabola ci dice il mondo com'è sempre. In questo caso come il mondo giovanile, si divide in due parti. O giovani saggi che sanno misurarsi, che hanno valori, che hanno principi, che rispettano le regole, che sono prudenti, che sono temperanti, che hanno fede, che hanno rispetto dei genitori. O giovani stolti. Questa società, guardate, che tira da quel lato. Opponetevi, opponetevi, uscite, divertitevi, ma aprite gli occhi così, e più che divertitevi vi direi convertitevi, che è meglio, perché divertirsi vuol dire uscire da me, andare da me stesso per andare chissà dove, convertirsi invece venire da fuori per concentrarmi in me stesso, nella mia anima, nei valori più importanti e in ultimo in Dio. Questo sacrificio di Giorgio e di Kevin non sia vano, ragazzi miei. Questi ragazzi, ve lo posso dire, li ha uccisi questa società pazza, che il loro sacrificio non sia vano. Pensateli non oggi, domani, dopodomani, pensateli ogni sabato, pensateli, e che loro preghino per voi, per noi, così almeno la loro morte, il loro sacrificio possa portare effetti come quello di Gesù. La morte in croce di Gesù ci ha portato il dono della salvezza. La morte di questi ragazzi vi porti il dono della prudenza e della saggezza. E concludo invitandovi tutti, soprattutto i genitori. Tante volte abbiamo parlato con la mamma di questo. Andatevi a buttare fra le braccia di Gesù crocifisso. Non disperate, non vi scoraggiate. Non vi perdete di fiducia, perché se i vostri ragazzi dal cielo potessero dire qualcosa, vi direbbero: il parroco ha ragione, perché nel mondo della verità vedono tutto meglio di noi. Noi qui vediamo e non vediamo. E allora, stretti a Gesù, sotto il manto di Maria, andiamo avanti, andate avanti, andate avanti. Anche a 4 piedi, se magari capita qualche giorno, ma dobbiamo andare avanti. Sia lodato Gesù Cristo.